Gobbia Calani. La vedi una opera della famosa lettera del 190? 190 residenti del quartiere di Vico Faro a Pistoia hanno firmato una lettera di protesta contro il parroco e l'accoglienza di 120 migranti. Ma questa missiva sono in pochi a conoscerla. La lettera è misteriosa anche per noi, perché esiste, perché è stata inviata al sindaco, al vescovo e al prefetto, però non è stata mandata a noi. La sera del 20 ottobre arriva un controllo improvviso. Una cinquantina di uomini tra carabinieri, poliziotti, vigili del fuoco, vigili urbani. Abbiamo avuto diversi controlli, uno ad aprile, uno a inizi ottobre e uno questo clamoroso del sabato sera. È in corso una scena tra parrocchiani e i ragazzi migranti e mi chiamano, c'è la polizia, ma mi vedo davanti una muraglia di persone. Che appunto si qualificano e dicono di dover fare un sopralluogo perché c'è questa missiva. Sembra che nella lettera si faccia cenno all'uso della cucina che non è adeguata alle norme di sicurezza. C'è un report dei vigili del fuoco che dichiara inadeguati questi locali all'uso destinati alla destinazione e anche un'ordinanza del sindaco che mi vieta di fare accoglienza. Ma la cucina è chiusa da tempo e le pizze le hanno comprate. Tutto in regola dunque. Il clima è cambiato perché sono anni ormai che una certa linea, un certo indirizzo culturale è passato, no? Perché si vede a livello internazionale, quindi è arrivata anche nelle nostre terre toscane, diciamo, di grande tradizione sociale. Per le strade di Vico Faro pochissima gente, pochi anche quelli che sono al corrente di questa lettera. Ho letto sul giornale, però saranno quegli abitanti che abitano là. Non, ora questa zona ne risente un po' meno. Di Don Biancalani io ricordo un gran bene, però di questa situazione so che è una situazione difficile e il degrado credo che ci sia lì. Chi si è firmato? 190 firme. Ma tutto mio faro. In casa non ci va più nessuno. E poi dice siamo razzisti. Io non sono razzista perché a me quei neri a me non mi hanno fatto nulla. È lui che fa le leggi. Lei la pensa come lui, come lei, signora? Quasi. Tralle. Il parroco un fuorilegge, come afferma la signora, o un clima persecutorio, come dichiara Don Massimo? Sono del tutto convinto che la verità non stia mai tutta solamente da una parte e nessuno la possieda completamente.